Ciao, eccoci qua, la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo, come ogni giovedì, ormai da 11 anni, dal lontano 1996, da novembre, su Radio Gamma 5. Su internet trovate tutte le trasmissioni, trovate appunto la registrazione, trovate appunto l'archivio caricato in MP3, perciò fino al 2002 è raggiungibile e riascoltabile. E chi vuole avere queste informazioni, chi vuole ascoltare la trasmissione, chi vi serve una traccia, chi vuole ripercorrere quello che abbiamo detto e che continueremo a dire, www.federazionepagana.com/radiopagana, e lì troverete l'archivio di questa trasmissione. Un archivio appunto che fa storia, che fa traccia, che fa percorso, che molte cose e molte cose ancora dirà e andrà ad accumularsi. Di questo gigantesco lavoro, di questo bel lavoro, ringraziamo il nostro amico Franco, che con impegno, molto tempo, molta apertura a tutte le cose che sono interessanti, tutte le cose che vengono dette, si è preoccupato, è caricato e preso l'obbligo di realizzare questo, e noi lo ringraziamo perché veramente ha fatto una cosa enorme, anche perché ha inserito all'interno un piccolo sommario di tutte quante le trasmissioni, tutte le tematiche che noi abbiamo affrontato. L'idea di Franco, ed è veramente un bel progetto, è di arrivare ad avere l'archivio completo dal 1996 in poi. Perciò ripetiamo www.federazionepagana.com/radiopagana. Allora, Claudio non c'è, si è preso una giornata di ferie, visto che la neve è arrivata e si sta divertendo, e mi ha lasciato appunto qua in trasmissione, così parleremo un po' a ruota libera di varie cose, di varie notizie. Io voglio appunto partire col calendario degli eventi, perché il calendario degli eventi di febbraio è molto denso, però prima di dare appunto l'indicazione di tutto quello che a febbraio si potrà fare, ascoltare, vedere, partecipare, ricordo la conferenza che si è tenuta appunto venerdì 19 gennaio a Villa Tora di Saunara all'auditorium. Veniva presentato appunto La voce della Dea e La custodia dei segreti di Federico Moro, due ottimi romanzi sugli antichi veneti. E devo ringraziare appunto il comune di Saunara, devo ringraziare l'assessore della cultura che è stato lì presente e tutte le persone che sono intervenute, perché è stata veramente una bella serata, ben riuscita. Federico Moro ha potuto parlare lungamente di questa realtà degli antichi veneti, del suo amore, del suo interesse, di tutto quello che gli antichi veneti, la loro storia ci può ricordare, di tutto quello che noi potremo attingere da questo gigantesco e grandioso passato per comprendere il nostro presente e per progettare il nostro futuro. Perciò bisogna ringraziare appunto un'amministrazione comunale come quella di Saunara, che è così attenta, così precisa a creare situazioni, momenti, circostanze, possibilità di incontro. D'altronde il titolo delle conferenze, il ciclo delle conferenze è chiamato gli incontri di culture, proprio perché ci sono molte culture che vengono a incrociarsi, a trovarsi in questa zona, in quest'area, e comunque il calendario degli incontri sarà lungo. Io ricordo gli appuntamenti di febbraio e vado in ordine cronologico, sia perché siccome sono parecchi io voglio appunto cercare di non confondermi, ma di dare una piccola scaletta. Partiamo dagli incontri appunto che hanno attinenza logicamente con le tematiche di magia, stregoneria, paganesimo, che sono l'argomento di questa trasmissione. Il primo incontro di febbraio sarà giovedì 8 febbraio al Monte Corto Terme, a Pub Imbolc in via Aureliana. Ci sarà il muto dei pagani dei Vican Veneti. C'è già un ascoltatore che si fa sentire. Niente, ha già riattaccato. Ricordo i numeri telefonici, che sono 049 700 700, 049 700 838. Però dicevo appunto il 10 di febbraio ci sarà appunto l'incontro dei pagani dei Vican del Veneto, un incontro che viene definito MUT. MUT praticamente è un neologismo preso da internet, che è il ritrovarsi, rincontrarsi in luoghi pubblici come un momento di aggregazione, un momento di incontro anche per persone che conoscono solo queste tematiche in maniera virtuale, per passare dal virtuale al reale, e oggi si incontra in un luogo pubblico in maniera tale che sia un luogo più informale possibile, più aperto, in cui le persone possono esserci. E questo punto di Monte Corto Terme ormai è già nel secondo anno di continuità ed è un buon momento, perciò giovedì 8 febbraio alle ore 21, Pub Imbolc via Aureliana a Monte Corto Terme. Poi c'è la conferenza sabato 10 febbraio, che è del famoso ciclo incontri di culture del comune di Saunara. Allora, sabato 10 febbraio, ore 21, Villa Tora, che è una frazione di Saunara, all'auditorium ci sarà la presentazione del libro di Laura Rangoni, La magia dei Celti. Oltre a questo, il nostro amico Ettore, che sarà ospite questa sera con noi, ha deciso anche di ampliare un attimino la tematica della serata e inserire all'interno anche altre cose. Allora cosa ci sarà? Allora,
libro La magia dei Celti. Poi verrà il nostro amico Pierfaro, che ci presenterà il nuovo libro che lui ha scritto dopo 15 anni di ricerca sulla Dea Reithia, e sarà appunto la prima presentazione ufficiale in assoluto di questo libro. E chi conosce Pierfaro, chi conosce i suoi siti, basta che cerchi Vicca Veneta Reithia, trova sicuramente qualche suo scritto, avrà la possibilità di conoscerlo, di ascoltarlo. Beh, d'altronde Pierfaro, per chi frequenta la festa dei venti di Cittadella, ha sempre avuto possibilità di incontrarlo, di vederlo, perché è sempre quello che ogni anno, dal primo anno della festa dei venti, sfila con lo standardo della Dea Reithia. E anche i filmati che trovate sui Google, sui video di Google, troverete appunto che soprattutto il numero 4, che è il più bello, cercate Cittadella e vedrete i vari filmati, tra cui nel filmato numero 4 c'è la presenza appunto anche di mia, di altri, di Claudio e di molti altri pagani Vican che sfilano appunto a Cittadella durante la festa dei veneti. Allora lui presenterà questo libro e sarà appunto interessante, perché alla fine è la sintesi di molti anni di ricerca, una ricerca che si può considerare unica. Ben poche persone hanno avuto la capacità, la volontà, l'abilità di Pierfaro di approfondire questa tematica. D'altronde la Dea Reithia a lui è molto cara, come è molto cara la storia dei venti, perciò appunto oltre la magia dei Celti c'era questo nuovo libro sulla Dea Reithia. Oltre a questo ci sarà praticamente sabato 10 febbraio a Villa Toro all'Auditorium, ci sarà appunto un mini convegno, ci sarà il nostro amico Silvano Lorenzoni, che già conoscete, che non ha certo bisogno di ulteriori presentazioni, che parlerà dei venti nell'epoca preromana. Ci sarà poi un amico di Ettore che parlerà del mondo celtico, perciò anche avremo due versioni, praticamente avremo due relatori del mondo celtico e due relatori del mondo veneto antico. Questo appunto. E poi logicamente, oltre ai relatori, ci sarà all'ARPA la nostra amica Ilaria, che appunto che è una suonatrice di arpa, che si occupa anche lei di musica, di realtà, di cultura celtica, che accompagnerà la serata. Dopo di questo c'è un altro appuntamento, che è sabato 17 febbraio a Verona. Logicamente le coordinate e le date di febbraio per quanto riguarda Verona non sono ancora ben precise. C'è un incontro che prima era informale, che era occasionale, che era sporadico, dei pagani di Vicca del Vento, che poi non è solo dei pagani di Vicca del Vento, ma anche di buona parte della Lombardia, a Verona. Quando avrò le coordinate, il luogo dell'incontro, la data dell'incontro, l'ora precisa, vi lo comunicherò quanto prima. E questo appunto è un incontro che è sorto da poco, il primo un attimino pubblicizzato e ampliato è avvenuto appunto a gennaio, io ci ho partecipato, ho fatto un invito a questi amici, a queste amiche, di cercare di organizzare questi incontri che sono importanti, che sono positivi, proprio perché danno la dimostrazione di come il paganesimo sia presente e si stia affermando in tutte le realtà del Veneto, di dargli una periodicità. Hanno accolto questo invito e si stanno organizzando, hanno creato anche un blog, che comunque al momento non ho l'indirizzo email, non ho il link, perciò ve lo darò quanto prima, nella prossima trasmissione. Andando avanti ancora, c'è un altro rituale che già abbiamo annunciato, che è sabato 24 febbraio a Jesolo, al Bosco Sacro. C'è la prima giornata della memoria pagana con la recensione del sacro fuoco pagano, quello dei Rumova e del fuoco di Roma, di Vesta. Sapete che una delle caratteristiche del monoteismo è stata appunto quella di spegnere i fuochi, oltre che poi andare a distruggere, a cancellare, a tagliare gli alberi, a distruggere i templi. Roma aveva come sua forza, come sua energia, come punto di riferimento il fatto che ci fosse questo sacro fuoco di Vesta, che rappresentava le volontà e le potenze della città. Quando i cristiani arrivarono ad avere una certa predominanza, avere un po' di potere, la prima cosa che fecero è spegnere questo fuoco. Mille anni dopo ripeterono la stessa impresa in Lituania, cercando appunto di annientare i pagani del Baltico. Logicamente non sono solo questi due fuochi che sono stati spenti dai cristiani e dai monoteisti, ma anche ogni giorno, anche adesso, e purtroppo anche nel nostro presente, il monoteismo è sempre impegnato, è sempre a lottare, sempre a cercare di conquistare sia le persone, sia le città, sia le anime. D'altronde l'attualità ci conferma sempre questo, di come il monoteismo cerca di riportare le persone al Grecio. Perciò per chi vuole dare un segno di discontinuità con questa realtà che cerca di essere purtroppo condizionata in maniera deleteria dal monoteismo, il sabato 24 febbraio ci sarà questa recensione. Logicamente sappiamo, e Claudio l'ha anche ricordato, che c'è un grande rituale a noi molto caro e cui ci sentiamo molto vicini, lo sentiamo molto, che è l'equinozio di primavera. L'equinozio di primavera appunto che rappresenta il ritorno della luce dopo
il periodo invernale, in cui in quel momento la luce riesce a pareggiare l'oscurità, che è il simbolo appunto del riemergere della conoscenza, del riemergere alla luce delle cose che tornano manifeste, le cose che si risvegliano, è un fattore importante all'interno di ogni calendario pagano. Questo appunto è fissato il 24 marzo, perciò se delle persone, l'ha detto Claudio e faccio il mio anche l'invito, devono scegliere a quale rito partecipare, io dico se scegliete appunto il rituale dell'equinozio di primavera. Se poi avete la fortuna e la possibilità e il desiderio di partecipare a tutti e due i riti, io vi invito a essere presenti a tutti e due i riti. Tutti e due i riti sono aperti, si tengono in luogo pubblico, ricordando anche che ormai il Bosco Sacro di Jesor, della Federazione Pagana, dove si svolgono questi riti, è considerato un luogo di culto ufficiale e di conseguenza ha tutte quante le garanzie e la tranquillità con cui si possono svolgere i riti. Questo è importante. Detto appunto questo calendario, che come vedete è molto fitto e molto denso, che dopo ci sarà ad aprile la cena del Musso, ci saranno altri incontri, ci saranno sempre i Mut, questo dimostra già come la realtà pagana del Veneto comincia a essere molto diversificata e comincia a essere presenti in più luoghi e in più circostanze. E questo dà anche il segno del successo di questa trasmissione, di quello che noi da 11 anni, io e Claudio, andiamo a dire su questa trasmissione. A noi non ci interessa che si venga costituita una chiesa, ma che le persone comprendano la loro realtà, il loro contatto con il mondo e lo risveglino. Noi abbiamo lanciato sempre molte informazioni, non abbiamo mai preteso che le persone utilizzassero le nostre notizie, le nostre parole come un Vangelo, come un dogma, ma soltanto come uno spunto. E d'altronde anche noi nella nostra illustrazione del pensiero, delle idee, utilizziamo anche autori che non sono pagani. Difatti, c'è un autore che in questi anni ci ha accompagnato molto spesso e l'abbiamo citato moltissimo, che è Deschner. Deschner ha scritto una opera monumentale che è La storia criminale del cristianesimo. Bene, è uscito l'ottavo volume. Sì, pronto? Pronto? Sì? Ciao Francesco. Ciao. Se mi hai preceduto un secondo. Bene. Telepatia. Sì. Ah, niente, volevo solo dire che è uscito appunto l'ottavo volume della storia criminale del cristianesimo di Carlax Deschner. E in concomitanza stamattina ho trovato Ida Malli, Il mulino di Ofelia, Uomini e Dei. Ecco, siccome tu appunto l'hai già avuto il libro, è stato più veloce di me, puoi dare un attimino quali sono il periodo storico di questo volume? Di Ida Malli? No, e parlo del volume di Deschner, Storia criminale cristianesima. Ah, il periodo storico, ecco, c'è 15° e 16° secolo, 1400-1500, i Borgia, Bembo, il cardinal Bembo, che dopo il Papa, dei Medici, sì, quello lussurio qua, che ne ha combinato con te, mi sembra che piaceva squartare animali qua dentro, tutto dettagliato, che se diciamo le guerre feudali, guerrette 8.000-80.000 qua, di lapidazioni, e che se parla di Janus, diciamo, parla di Lutero, che se una bea. Diciamo che è un bel volume ampio, come al solito, insomma, come tutti. Sì, beh, Tonal Deschner si può considerare un testo basilare. Sì, è il periodo di guerra di 100 anni, penso che no, è fin dopo la guerra di 100 anni. No, deve essere in quel poco prima, se non sbaglio, perché sarebbe da tonde di guerra di religione, di guerra in Europa, quel modesimo ne abbiamo avuto anche troppe. Pietro comunque parla di Lutero, comunque ho dato uno già dentro, parla appunto le solite fiumi di sangue del solito Innocenzo III qua, parla dei Albigesi appunto, ancora in lì, parla della famosa frase, no, che Arnold a morire, che ha detto, vorrei che qua, detto, che se in Veneto disinventa, che sei anche cattolici quei mesi, no? E, sì, sì. Ah, bene, li occupai tutti, che tanto Dio riconoscerà i suoi. E la famosa frase stesso di Leone X, che dice che, me so segnalo, lo dice anche qua, per chi non crede, che dice che appunto quanto abbia giovato a noi e ai nostri codesta favola di Cristo è abbastanza notorio in tutto il mondo. Cioè, sto qua che ha fatto, sarà dilapidato tre volte, diciamo, l'appannaggio che aveva, i schegli e gli ori,
e ha fatto la vita, me ne ha bevuto e ha detto, mi era convenuto questa favola del Cristo qua, ha fatto per la vita, non ha mai fatto niente. Esatto, non sai, il monoteismo è tutto quanto sfruttamento. E andava a caccia, anche se a caccia era proibita ai prelati, però gli piace andare a caccia, squartare bestie apposta, lui andava lui apposta. Cioè, vediamo che gli somiglia quanto a Göring. Cioè, questi qua gli si somiglia, insomma, in tutto e per tutto, non è che... Perfetto, benissimo, varia. Comunque dai, è un bel libro, allora, sì, come Storia del criminale cristianesimo, ottavo volume, appunto, ottavo di Dessner. Dopo che c'è il mulino di Ofelia, Uomini e Dei, niente, sta attento, il libro dell'ospite stasera, il titolo, cos'è, come ricordo, no. Parla prima. Beh, quale? Tu intendi la presentazione del libro? Sì. Del libro, beh, a quello di Pier Favaro, beh, è ancora in fase di stampa, eh. Ah, ancora fa? Sì, sì, cioè nel senso che anzi gli abbiamo detto, Pier si accade di spremere i tipografi affinché sia stampato proprio fisicamente. Per no, pensavo che lo presentasse, che sia già... No, guarda, il debutto ufficiale, la presentazione, la prima presentazione proprio fresco di stampa sarà sabato 10 febbraio alle ore 21. All'auditorium di Villa Toro di Saonara, perciò sì. Se ti fai un video, tra l'altro per arrivare all'auditorium è molto comodo perché è praticamente vicinissimo all'autostrada uscita, zona industriale di Padova, perciò ci arrivi facilmente, insomma. Mm-hmm. E sai che il mio problema non è quello di trovare fuori scuse e non posso. No, ma comunque lo dico per certi ascoltatori, si dicono, dicono dove Villa Toro di Saonara, cioè invece in realtà giorno, è comodissimo, insomma. Un giorno ti telefono, vengo a casa tua a trovarti perché hai bisogno che te avanzi in debito di un libro che devo portarti sempre. Sì, non ti preoccupare. No. Bene. Grazie, Ivan. Alchimia della Meridiani, non so, il volume della Meridiani, quello della nonno Modatore editore. Sì. Sì, perché quella famosa è una delle edizioni più curate, più esatto. Eleganti e più costose in assoluto. È più costose purtroppo, perché però d'altronde ho tenuto fermo tanto tempo i testi della tradizione occidentale di Michela Pereira sull'alchimia, insomma, ecco il titolo. E Ida Malli, Mulino di Ofelia, Uomini e Dei, ecco. Perfetto, bene, okay, grazie Ivano. Ciao Francesco. E appunto Ivano ci ha aggiornato, visto che purtroppo il libro di Dessner, Storia criminale cristianesimo, ottavo volume, non l'ho ancora a disposizione, lui è stato più rapido e più veloce di me e di conseguenza è giusto che ci dia delle indicazioni, delle informazioni su questo testo che è considerato basilare, anche perché effettivamente sono in programma 10 volumi e già sono 8 che sono usciti in lingua italiana e che hanno documentato come il monoteismo nella versione cristiana sia veramente qualcosa di criminale. Bene, io voglio parlare di un vecchio libro, perché dà uno spunto che è legato un po' anche alla storia di Radio Gamma 5. Il libro è un libro vecchissimo, non lo troverete più, perché l'edizione italiana risale al 1959 e l'edizione inglese, la prima, risale al 1913. È di John Bury, Storia della libertà di pensiero, della Feltrinelli. Allora, c'è una cosa, voi sapete che Radio Gamma 5... ha preso una bella multa tempo fa perché un ascoltatore, non un conduttore, premetto appunto sempre che è stato un ascoltatore non un conduttore, cioè nel senso che non c'era responsabilità da parte nostra, per una frase detta, perché qualcuno interpreta come bestemmia, perché questo ascoltatore avrebbe associato il Dio all'amico più fedele all'uomo, all'animale più fedele all'uomo. E allora su questo Storia della libertà di pensiero John Bury si occupa molto anche del discorso della bestemmia e c'è una frase, una piccola frase che è interessante leggere. Lui parte da un'affermazione fatta da un altro, dice: se il cristianesimo è il falso, perché gli attacchi a lui rivolti debbono essere fatti con parole cortesi? Questa è una domanda retorica e dice: il valore di questa dottrina dipende unicamente dalla sua verità. E se ammettiamo la falsità, non deve essere possibile affermare il principio di riservare ad esso una protezione particolare. Ma la legge non impone alcun vincolo ai cristiani, per quanto il loro insegnamento possa riuscire offensivo a coloro che non lo accettano. Tuttavia, la legge contro la bestemmia non si basa sul desiderio imparziale di prevenire l'uso di un linguaggio offensivo, bensì sull'ipotesi della verità del cristianesimo. Stando così le cose, è ovvio che la persecuzione sia il suo principio. Naturalmente la
statale, l'attuale applicazione della legislazione civile per reprimere la bestemmia non va a danno della libertà di quei non credenti capaci di contribuire all'evoluzione della civiltà. La legge però viola il principio fondamentale della libertà di discussione e di opinione. Impedisce alla gente poco istruita di manifestare le proprie convinzioni con le uniche parole che essa conosce. Opinioni che coloro che sono stati allevati, istruiti in modo diverso, possono esprimere senza essere perseguitati usando un linguaggio più elevato ma ben più insidioso. Allora, questa è una piccola frase sulla bestemmia. E come vedete, il problema della bestemmia, che è un problema che si sente ancora adesso, che viene rivangato perché i monoteisti sono sempre pronti a parlare di offesa a loro, in realtà è un qualcosa di più fondamentale. Il fatto che Radio Gamma 5 prenda, 2 anni fa se non sbaglio, ma anche meno, si prende una multa perché un ascoltatore usa un'espressione che non è certo offensiva nella cultura veneta, e per noi si prende una multa significa che la legge non dà un'impronta di diritto, non dà un'impronta di tutela di qualcuno, ma cerca di tutelare completamente e per sempre il monoteismo. E come vedete, nulla è cambiato. John Burry scrive questa cosa nel 1913. Passano qua oltre 50 anni e dopo 50 anni siamo ancora qui a discutere se certe espressioni devono essere considerate delle bestemmie. E come vedete, molti progressi non sono stati fatti, perché il monoteismo è sempre lì pronto a intervenire, a controllare, a stabilire, a limitare, a misurare la libertà degli altri. Logicamente, quando poi il monoteismo si fa forte, diventa predominante, utilizza la violenza per mantenersi ed imporsi. Sei pronto? Sì, ciao, sono Pagli. Claudio, che ti mica? Claudio è andato a sciare. Ah, devo trovare lavoro? No. Va bene, casomai dica che mi faccio ancora 2 telefoni. Vabbè, casomai dopo mi chiami 049-700-77 e mi dai il numero, perché non so come rintracciarti. Dammi il numero. 049-700-777. Che è il numero qua della radio, quello in privato, così mi dai il tuo numero e dopo io lo passo. Se no 70-21-13 mi so qua. Aspetta che me lo segno, dai. Allora, 70-21-13, perfetto, benissimo. Dimmi tutto. Sì, sta attento, la settimana scorsa mi è successo che il presidente di altra radio, non Bisotto, è andato a maritare uno in chiesa. No, ha fatto un matrimonio civile di uno che era già sposato. Ah sì, un matrimonio civile. Un matrimonio civile di uno che era già divorziato, sì. L'altro giorno ha detto a radio che i suoi superiori, perché i superiori è. Beh, d'altronde, scusi, se fosse. D'altra parte, e fa parte di un grede, e i gala soccombere poi, prima che manda un comunicato che non doveva fare sta roba qua perché va contro non so cosa. E d'altronde, se tu fai non parte del gregge, tu devi essere la brava pecora, altrimenti il buon pastore ti bastona, come sempre. Oh, no. Questi gli dice chiaramente che non sei una persona libera, perché sei condizionato da qui adesso, però io vorrei fare quello che vuoi. Ragazzi, o la vina coscienza, era rispondia a vostra coscienza. Oppure se si condiziona da che altri, che a mandarli ramengo e continui a fare e fai quello che vuoi, se no devi dire signor sì, e sbassare sempre. Ma vedi Pagni, il problema non è un altro che è fondamentale. A me di quello che fanno gli altri non interessa niente. Cioè gli altri possono fare il gregge, le pecore finché vogliono, possono farsi macellare, possono farsi sottomettere qui finché vogliono. L'importante è che il loro comportamento, le loro scelte non impediscono la mia esistenza. E finché gli altri vogliono fare i martiri, i sottomessi, è un problema loro. Sì, ma io non, cioè, l'importante è che io non sia come loro, l'importante è che io sia diverso da loro. Le incoerenze, perché finché lo fa il monoteismo non è incoerente, l'importante è la sottomissione, lì si può inventare qualsiasi cosa, l'importante è ottenere la sottomissione, basta che noi non ci sottobendiamo, risolviamo il problema. Se la libertà è quella che fa evolvere, quando che uno si sottomette, ragazzo, se quello a cui ti sei sottomesso,
non è un evoluto che si chiama emo. Sì, vabbè, ma vedi, l'importante è che noi non ci facciamo sottomettere a noi, l'importante è che noi siamo liberi, l'importante... Ma io non voglio cambiare gli altri, sai che questi qua magari dopo che c'è qualcuno che va a domandare il consiglio, che danca i consigli, cosa vuoi consigliare quando non ti sei libero di... Ma vedi, se delle persone sono così sottomesse, così povere di spirito e vanno a sottomettersi, lo facciano pure. L'importante è che l'essere sottomessi non diventi la legge, non diventi la regola, che io possa essere libero, che io possa manifestare la mia libertà e possa essere me stesso. Se io non mi sono sottomesso, se io non mi sottometto, io non ho nessun problema che gli altri si vadano a sottomettersi. Cioè, noi non lavoriamo per liberare gli altri, se gli altri vogliono fare gli schiavi, li lasciamo schiavi. Guarda che Mino, a me mi va ben benissimo, perché poi sei contento, io ritra masochista e sadico. Sei affari sui Sì, sì, no, cioè, ma vedi, il rapporto di sottomissione è un rapporto che uno può accettare, bene, a me non piace, lo trovo disgustoso, vabbè, e... però l'importante è che io non sia portato alla sottomissione. Amiche, sai che ho detto, no, che ingiustizia che c'è sempre sta e probabilmente sempre che sarà. L'importante è che noi passa attraverso di me e mi sono a posto. Sì, l'importante è che noi non siamo schiavi. Buon te saluto, ciao. Grazie, ciao. Sì, quindi infatti sì, pronto? No, l'ascoltatore. No, il discorso è questo qua. Che nella via della realizzazione non ci dobbiamo occupare e preoccupare degli altri, dobbiamo pensare a noi stessi. L'importante è che noi siamo. Compiamo degli atti di coerenza, che noi siamo coerenti con la nostra visione del mondo. Il monoteismo potrebbe anche sussistere, però il monoteismo ha un grosso problema, che si deve imporre sugli altri e affermare sugli altri. Sì, pronto? Pronto? Sì, pronto? Buongiorno. Sono qua che scuso un po'. Sì. Perché sono un paralitico. Di che argomento stavo trattando? Stavamo discutendo di libertà di religione in generale. Isole? No, libertà e religione. Libertà? E religione. Ah, e religione, sì, sì. Cioè, religione bisogna mettersi, per me, in scarsa, ognuno si tira fuori quella voglia, ma non bisogna andare a dare istruzioni agli altri. Sono d'accordo con te. Ognuno si fa i suoi affari. Certo, questo sono d'accordo con te. L'importante è che non imponga sugli altri. Come che, per esempio, mi sono stato un attimo con fatture dal 48 e fino a 89 e adesso sono paralizzato qua in casa. Allora, chi va a piantare le nazioni, secondo voi altri, se sta l'iniziativa privata o se sta le persone come te che sono andate da CGL? Le persone come te che si sono impegnate e hanno dato tutto per la loro realizzazione. Si sente poco. No, ecco, le persone, aspetta che forse ti parlo per telefono. La ricchezza dei paesi non è data dalle leggi, è data dalle persone come te che sono impegnate e sono sacrificate in tutti i sensi. Questo bisogna riconoscere, nel senso che non c'è una legge, non c'è un'organizzazione che è capace di creare ricchezza economica, ricchezza politica, ma sono le persone come te che si sono sempre impegnate. Beh, ecco, ma chi ha fatto crescere le nazioni è sempre sta le iniziative private, ma lo Stato, basta che vedi ancora adesso, cosa che sta mangiando dei miliardi. Sì, beh, diciamo che ho capito cosa volevi dire. Ti rispondo per la radio, va bene? Sì, ciao. Grazie. Sì, difatti l'ascoltatore è andato un po' sull'economia, però ricordiamo che quello che fa grande un paese, una nazione, uno Stato, un qualcosa, sono le persone che si sentono cittadini, cioè nel senso che hanno iniziativa, che hanno intelligenza, che hanno abilità e che vanno a utilizzare tutte le loro risorse, tutta la loro astuzia, intelligenza, furbizia, abilità in questa direzione. E perciò se un paese ha la capacità di progredire, di realizzare qualcosa, è perché persone, milioni di persone hanno coscienza di quello che sono e si impegnano in questa direzione. Non esisterà mai un salvatore, non esisterà mai una legge che sia capace di produrre ricchezza, perché gli unici che sono capaci di produrre ricchezza in tutti i sensi, non solo economica ma anche dal punto di vista intellettuale, sono le persone. Perciò se noi non abbiamo cultura, non abbiamo desiderio di cultura e non ci impegniamo, non esisterà cultura come non esisterà ricchezza, e questo bisogna ribadirlo. Sì, pronto? Ciao, sono Stefano. Ciao. Ciao. Senti, prima te parlavi della bestemmia. Sì. Ecco, mi ricordo il fatto che è successo in radio, alcune persone, una persona che è rimasta un po' così per fatto. Ecco, ritengo che questa sia una roba un po' incredibile, perché bisogna capirsi cosa è bestemmia. Dal mio punto di vista, bestemmia non è, diciamo, una frase orale che può dare, diciamo,
come potrei dirti, alcune persone restano toccate nel suo intimo, nel suo profondo credo religioso. Mi penso che la bestemmia sia a guerra, sia il prete pedofilo, che sia contro Dio. Insomma, dipende quale Dio, perché cioè, sì. non è, se, cioè, ce ne sono tanti di divinità, sì. se tu gli dai un nome a questo Dio, capiamo. Non per dare un nome, forse il mio modo di avere contro Dio, una frase così in generale, contro natura, perché dentro Dio che c'è tutto quanto, insomma, mettiamo così, dal mio punto di vista. Però una bestemmia è l'essere umano, prete o chi che sia, che stupra i bambini, chi che fa guerra, questa è una bestemmia, chi che rende affamate rende senza cibo gli altri esseri umani, questa è una bestemmia. È una bestemmia andare a bombardare altre nazioni, questa è una bestemmia. Se inquinare la terra, che ne avevamo soltanto una e che non ne è una di ricambio, questa è una bestemmia. E questa è una follia distruttiva che purtroppo appartiene a parte dell'umanità. Certo, ma dal mio punto di vista questa qua ritengo una bestemmia, cioè se contro... Sai, usare il termine bestemmia significa c'è un qualcosa di sacro che non può essere violato, io preferisco usare sì. sono cose che ti danno disgusto. Ecco, disgusto ecco, cioè, hanno, perché la bestemmia richiede sempre una struttura culturale sì. il disgusto è immediato, istintivo, cioè nel senso non hai bisogno di codificare un pensiero sì. se una cosa proprio ti è orribile, reagisci immediatamente, non hai bisogno di star lì a pensarci sopra, a dirlo, cioè è il tuo fisico che reagisce e le cose che danno disgusto sono le cose peggiori. Ecco, sinceramente per dirti, resto un po' insomma, usaria violenta, quando vedo quando ti viene a conoscenza che un prete stupra un bambino, ecco, mi non sei che diciamo inoridisco, per me è una, quando che metto il timbro di bestemmia è una roba talmente grande che è una roba incredibile, insomma, ecco, mica metto magari uso magari la terminologia sbagliata, mia bestemmia interpreto su questa maniera qua, insomma. Sì, cioè tu ecco, lo uso come sinonimo di cosa che veramente ti fa soffrire, cioè esatto, le cose sì, che sì, ti sì. provocano la tua reazione, ho capito. Ecco, non sei che resto basito per il fatto che uno per una frase è un'altra persona, di conseguenza resta a se permetta di criticarlo, insomma, se una frase anche... cioè giustamente come dico te in Veneto tra una frase e l'altra che c'è persone che usa questo sistema qua, ma a me non so che mi dà fastidio, insomma, ecco, per sì, me è una roba molto più importante. Se per avere l'importante è capire che certe leggi sulla bestemmia vengono fatte sì. proprio perché per impedire che certi concetti vengano discussi, insomma, anche in maniera così plateale, insomma. Certo, è vero, va bene. Grazie, ciao. Sì, ci sono delle cose che poi avvengono e che accadono. Tutti quanti, se c'è un ascolto, sei pronto? Pronto? Sì, ciao. Ciao, sono il solito Guido, non più palle. No, io ti ascolto, sono sempre quando chiami, dai. Niente, volevo dirti, un argomento di cui mi sono interessato ultimamente, sì. dopo la lettura di un testo di Flores d'Arcais, sai che è il direttore del Micromega, sì. ecco, riguardante i rapporti che esistono tra la religione e la morale. Poi ultimamente ho acquistato un testo del filosofo Le Caldano, il cui titolo è Un'etica senza Dio. Ecco, dunque nella nostra società ormai è acquisito il concetto che la morale deriva dalla religione, praticamente da Dio che detta le leggi attraverso i 10 comandamenti all'uomo per come comportarsi bene al fine poi di acquisire un premio nella di là, ecco, oppure anche un castigo. Esatto. Mentre se uno conosce la storia del pensiero, sa che la morale è autonoma, ha un suo fondamento che non che deriva dalla religione. La religione ha la presunzione di metterti in contatto con un essere che trascende il mondo, è più il monoteismo che altro, sì. priva di fondamento, mentre la morale ha un fondamento ben radicato nell'umanità e il cui principio generale è dato da
non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te, espresso in forma negativa e non positiva, come viene riportato nei Vangeli, perché nessuno mi può costringere ad amare il prossimo mio, cioè a fare agli altri quello che vorrei fosse fatto a me. È meglio esprimerlo in senso negativo, nel senso che quando io mi astengo dal danneggiare il mio prossimo, sono a posto con la coscienza. Esatto. Questo principio è stato messo, è stato enunciato già da Confucio. Confucio è un filosofo, non è un fondatore di religione. E Confucio ha detto quello che poi è diventato anche un principio giuridico, neminem ledere, cioè non danneggiare nessuno, cioè sempre espresso al negativo, non fare del bene. Io per esempio non mi sento in obbligo di fare del bene a un ebreo che mi massacra i palestinesi, dico non ti faccio niente e penso di essere a posto con la mia coscienza. Ecco, leggendo questi libri ho trovato conferma di questo mio sacrosanto principio a cui mi attengo, mi sono sempre attenuto. E dunque il contenuto del libro di Le Caldano dice che non solo non è vero che senza Dio non può darsi l'etica, ma anzi è solo mettendo da parte Dio che si può avere veramente una vita morale che riguarda l'uomo. Infatti se tu leggi i 10 comandamenti, Dio pensa intanto, prima di tutto si è messo il primo posto, non avrai altro Dio di fuori di me, io sono un Dio geloso, guai a chi mi preferisce ad altri, cioè detta delle norme che riguarda il suo tornaconto, fregandosene di qui che invece possono essere le finalità dell'uomo, che se altre nella vita, che se qui vivere e lasciar vivere. Ecco, quindi l'etica ha un principio, un fondamento tutto suo, autonomo, non ha niente a che fare con la religione. Un'ultima spiegazione, perché la religione perché invece si fa bella e si pone i preti e vuoi insegnare alla gente come comportarsi, dice non fare questo. A me da Tosetto mi diceva non state toccare. e avevo delle remore andare a fare la pipì perché dicevo come posso fare la pipì senza toccarmi. I problemi del monoteismo. Ma adesso non butto tutto sul ridere. Ma volevo dire, ho perso il filo del discorso, sacrano. Sì, ti dicevi che appunto. Ecco, il motivo per cui la religione sia propria dell'etica e la fa dipendere da sé, sì, che è talmente misera nel suo contenuto che per darsi un minimo di dignità ricorre all'etica. È l'etica che casomai fa grande una religione, non viceversa, la religione la immiserisce, posso dire indietro, ti imbaue su l'umanità, perché i preti vuoi che te fassi quel che fa comodo ai ori. Esatto. Tutto qua. Non si occupano di te. Ecco, guarda, sono Guido del Campo San Piero. Comunque mi più che Guido del Campo San Piero, anche Guido da Bassano del Grappa. Tu sei di Bassano o di Marostica? Di Marostica. Marostica, beh, siamo vicini. Sì. Come origine se ecco, ci vivo ancora. Tutto quello che dovevo dire ho godito, ti saluto, buona grazie attenzione. A te. Ciao. Ha detto le cose giuste, appunto, soprattutto quando intendiamo per religione, religione monoteistica. Per fortuna esistono altre forme di religiosità o di modo di approcciarsi alla realtà, alle esperienze che sono ben diverse. D'altronde che ci sia nel monoteismo una forma di perversione, lo si è saputo fin dall'inizio, fin proprio dalla sua apparire. Sì, pronto? Pronto, sì. Ciao, sono Mario. Ciao. Allora, io leggo i comandamenti, no? Sì. E il primo dice, ama il prossimo tuo come te stesso. No, scusa, puoi leggere, forse è una nuova versione dei comandamenti, non mi risulta che sia scritto così. Non mi risulta che sia scritto così nel primo comandamento. No? No, cosa c'è scritto nel primo comandamento? Non avrai altro Dio fuori me. Esatto. Allora comunque io guardo quello. Sai poi così che i cristiani comandamenti li inventano sempre. Ecco, fermo, ho sbagliato io. Ho sbagliato. Il primo, il più importante, secondo me, quello che conta più di tutti, è questo, no? Gli altri dopo non servono quasi più, perché non se tu ami il prossimo tuo come te stesso... Perché devo amare il prossimo mio come me stesso? Adesso te lo dico, tento di spiegarmelo.
Allora, intanto non tutti siamo in grado di amare, no? Noi stessi. Io penso, è un pensiero mio. Allora, prima di tutto noi dobbiamo amare noi stessi, che poi siamo tenuti a amare gli altri, non è certo obbligatorio, insomma. Io non reputo tutti gli altri uguali a me. E allora, partiamo dal principio, che cosa vuol dire amare. Cosa intendi per amare? Io intendo stare bene, volere il bene, no? Non con tutti si sta bene. Io non posso andare questo, bravo, ecco dove voglio arrivare. Io, per esempio, se voglio stare bene, devo, quando mi alzo la mattina, sto bene, perché sono, come si dice, pulito da tutto, sono intossicato dalla vita esterna. La vita non è certo una malattia, non è certo un disturbo. Se sono in casa mia e ho da mangiare, ho riposato. L'amore è un sentimento. Ecco, io sto bene. Quando io esco, ci sono delle cose della vita che ti portano a non stare più bene. Per esempio, se devo passare in quella strada e c'è, in vento, faccio una cosa stupida anche, c'è un camion che si mette in mezzo alla strada e non ti lascia più passare, cominciano i primi problemi, questi giusto? Questi sono problemi secondari rispetto al sentimento. Io la prendo alla larga, non dico... Ma io potrei fare una domanda, perché sono i problemi di circolazione. Guarda, c'è James Silman che ha scritto anche su questa tema. Noi ci lamentiamo del fatto che, ad esempio, non troviamo le strade, ma è un problema puramente egoistico che cade su di noi. Dovremmo chiedersi politicamente perché non c'è la viabilità, cioè dovremmo passare da ripiegarci su noi stessi a qualcosa di politico. Mi porti fuori strada? No, cioè, ti porto sempre sulla strada, anzi ti anche la strada. Io penso una cosa, no? Sai, c'è la battuta che dice: sei in pace con la vita quando ti fermi volentieri ai semafori. Dipende sempre dalla prospettiva. Non riesco a comunicare con te e mi dispiace. Io penso una cosa, la cosa più bella che c'è nella vita è, per esempio, io e te stiamo facendo una chiacchierata, sì. Il massimo sarebbe che alla fine di questa chiacchierata io stia bene e tu stai bene. Perché? Chi lo dice? Perché? Assolutamente no. Allora... Dove scrive questa regola che tu alla fine devi star bene? Perché ho trovato soddisfazione a parlare con te, perché... Ma io potrei avere soddisfazione a metterti qualche dubbio sulla tua visione del mondo. Ma il dubbio, guarda che questo è compreso, se tu mi metti qualche dubbio, io non è che poi sono cattivo, sono arrabbiato. Va bene. Io ho cresciuto quel dubbio, e anzi, guai se tu mi dicessi... Ti ho messo una condizione di bravo, va tutto bene. No, allora non è servito a niente il discorso che ti ho fatto. Sì, ma allora scusa, parliamo dei contenuti e non delle cose. Cos'è così piccolo? È così semplice le cose. Che le complichiamo, No, le cose sono sempre complicate, non sono mai semplici. No, sono semplici le cose. No, sta attento. Allora, invece di misurare le cose, perché tu dici sono le cose importanti, cose importantissime, sono cose belle e bellissime, parliamo il contenuto di queste cose. Allora, cos'è questo amore? L'amore è volere il bene dell'altra persona. Perché? Piano, tu puoi volere il bene di un'altra persona se questa persona... Io parto sempre con esempi molto, molto banali, perché non voglio arrivare a grandi cose. Fai un conto che c'è un parcheggio. E devo andare a parcheggiare per avere un negozio. Ecco, c'è un'altra mano. Io se sto dentro... Ma vedi che bene che tu stai sempre... Ma stai sempre cadendo sul personale. Quando avere una visione più globale, più complessiva delle cose. Ma guarda che quando una persona ti telefona, è tutto personale. No, assolutamente no, perché ci sono migliaia di persone che ci ascoltano. Sì, ma... è una cosa impalpabile, aleatoria. No, perché? Attento. Scusa, allora, il tuo ragionamento è questo. Io sono contento perché se mi bombardano, la bomba cade in testa agli altri, non cade in testa a me, perciò sono contento. Io sento una differenza da me e te che è catastrofica e grandissima. Perché no, tu hai una no, grandissima la differenza cultura, non è catastrofica. No, tu hai una grandissima cultura. Peccato che non te ne servi per le piccole cose. Ma scusa, questa è la tua presunzione. Io non ti dico che tu sia. Ma io sono presuntuoso. Esatto, ma tu sei la tua presunzione. Deriva da qua. Dal pretendere di avere una verità, le cose sono così. Scusami.
dimmi. Non fare come i politici. Io vorrei che tu per un secondo mi stessi ad ascoltare, è possibile? Ma io ti sto ascoltando, però io reagisco in base a quello che sento. Cioè, sì, ma se non ho ancora finito... No, ma vedi... C'è bisogna sapere, sono ascoltare. Contento. Bene, sei contento, sono contento. Sì, perché non sono felicità. Riuscito a parlare con te, ma non, sai, non sono riuscito, non perché non volevo dirti qualcosa, sì. Io volevo dirti qualcosa. Ma tu sei così bravo, c'è cioè, proprio... Cioè, è solo che tu sei talmente intelligente che non vuoi nemmeno sapere quello che voglio dirti. Guarda, sto ascoltando, cioè non ti chiedo la comunicazione, ti sto soltanto facendo rilevare che... Hai modo di approcciarti e di dire la cosa migliore è questa, come tu fossi il detentore della verità. Mi viene a dire. Ma io non tu... sono detentore di niente, vuoi capire che la sto cercando assieme a te. Ma no, ma io cosa ma non posso accettare io voglio... quello che tu mi dai a scatola perché? Chiusa. Perché? Io ti propongo che mi stai... Ma io non ti sto proponendo niente, sto discutendo non con te. Non sono. Sto facendo arrabbiare. Io voglio farti arrabbiare. L'altro. Tu voglio... mi fai arrabbiare. Voglio farti arrabbiare, sì. Ma non mi fa. Voglio farti arrabbiare. Sei divertente. Voglio farti arrabbiare. Guarda. Arrabbiati. Quando ascolto i politici che parlano così sopra, ma mi danno un po' fastidio e chiudo la televisione. Ma io non sono politico, io ti ho mai chiesto di votarmi? No. Ti ho mai chiesto i tuoi soldi? Ma neanche loro mi chiedono di votarli, anche perché... Come no? Un politico che non ti chiede di votarti è veramente un masochista. Tu non vuoi sapere che cosa voglio dirti? Sì, sono qua che aspetto, però sto notando un attimino il modo di approccio. Cioè, dici, no. La cosa migliore è questa. No, dici, la cosa che io sento è questa. Cioè, è un modo di approcciarsi alla realtà che è molto particolare. Ti posso chiedere una cosa? Sì, dimmi. Sempre che tu mi fai finire la frase. Sì, dipende se quando, voglio. Quando io metterò giù il telefono, sì? Tu sei contento, stai bene? Mia, la cosa mi indifferente. Ti sei realizzato? Ma non mi interessa, tu non mi interessa. Non io mi realizzo, cioè, a me l'importante è discutere con le persone. Io non sto ma a dare. Non abbiamo mica cioè, discusso io e te. Allora, non sono riuscito a dirti niente. Come no? Non ho fatto nessun discorso concreto. Come no? Non ho detto come niente. No? Come no? Già vedi il fatto di tutte le citazioni che hai fatto, di tutte le esperienze che hai parlato, siamo parlato da un punto di vista puramente individuale e personale. Ho tentato di parlare, ma non sono riuscito ad esprimere il concetto. Ma io voglio renderti infelice. Non ho mica capito. Io voglio renderti infelice, per questo non ho, cioè, tu dopo sei... Tu non ho capito. Voglio renderti infelice. Ma non ho capito che cosa serve. Serve, a me serve. A cosa? O serve a te. A comprendere forse che esistono altre maniere per approcciarsi con le persone. Ma sono altre cose che mi rendono infelice. A chi lo stabilisce quali sono le altre cose che ti rendono infelice? Tu dici che tu vorresti essere felice quando hai finito questa conversazione. No, sono le altre cose che mi rendono infelice, ma non il fatto di non essere riuscito a parlare con te. Non mi fa né freddo né caldo, guarda. Allora di conseguenza tu non hai né la felicità né l'infelicità. Non cambia la vita di nessuno, non è che noi esiste siamo stato. Possiamo cambiare... la qualità della vita a qualcuno, certo. E noi possiamo risvegliarne con le nostre parole, possiamo risvegliare negli altri l'interesse per la loro vita, per la loro esistenza, perché possono vedere due modi di approcciarsi alla realtà, la stessa cosa in maniera diversa. Guarda, e per una terza, io ci sono due cose: non abbiamo costruito niente, io non sono riuscito a spiegare. Ma perché dobbiamo costruire qualcosa? La discussione è discussione. Non parlare con te e mi dispiace. Come no, stiamo parlando e mi dispiace, ma se non sono riuscito a spiegare. Dimmi. Ho capito, sinceramente non ho capito, anzi mi metterò in ascolto perché sì. Qui è un problema mio, non ho capito niente. Bene, perfetto. Punto, tutto quello che avevo capito prima... svuotare già il campo, perché certe volte per comprendere cosa bisogna svuotare la mente, bisogna svuotare dei preconcetti, dei pregiudizi o delle proprie idee. E di conseguenza vedi, la possibilità di non aver capito niente, ti mette la possibilità di aprirti e capire qualcos'altro. Vedi, cioè, certe volte lo scontro o qualcuno ti impedisca di esprimere certe cose, ti dica che quello che tu esprimi danno un presupposto della tua egocentricità, è fondamentale, perché significa che ti è permesso di cambiare le cose. Stai attento. Dimmi. Tu credi di parlare con una persona estremamente intelligente come te? Io non sono. Ma io non dico che sono intelligente. Scusa, guarda. Quando uno dice che l'altro è intelligente o sei intelligente, io non sto facendo una discussione. Io sto facendo delle acrobazie. Il mio cervello fa delle acrobazie per cercare di capire è un ottimo allenamento. Se tu fai le acrobazie, significa che esci dagli schemi. Vuol dire non che stai rischiando. Potresti anche cascare nelle tue acrobazie di pensiero, e questo è positivo. Ti voglio mettere in rischio, ti voglio mettere in movimento. Se poi tu sarai un bravo trapezista, sarai capace di darci un bravo spettacolo. Al massimo mi hai messo la voglia
di andare a continuare a leggere il libro che stavo leggendo. Vedi che ho contribuito alla cultura. Non, sinceramente non vedo una crescita, un motivo di qualcosa, sì. Non vedo neanche il motivo perché ho telefonato. Figurati, soprattutto chiedo scusa agli ascoltatori che hanno fatto perdere del tempo prezioso. Al tempo è prezioso? Sì. Ma sai, perché potevano magari fare altre cose. Hai capito? Scusa, perché ma non sta preoccupato degli altri, pensa a te. Hai la preoccupazione per gli altri. Se gli altri potrebbero essere contenti di sentire la nostra discussione. Io non sono riuscito a comunicare con te. E questa Come è una no? cosa che. Sono, è un sacco di tempo che stiamo discutendo. Non si può discutere di niente. Quando si discute si può discutere di qualcosa. Niente non esiste. Dal nulla non viene nulla. Al massimo le cose vengono dal caos, ma non dal nulla. Chiedo scusa a te e agli ascoltatori. Tu sei un basco, tu hai capito. Il mio libro parla delle nostre. È un libro bellissimo, parla. Dacci il titolo almeno. Dacci il titolo, che così possiamo valutare se è un libro che vale la pena di leggere, se sei curioso. Ma tutti i libri vanno la pena di leggere, magari per criticarli che libro stavi leggendo? Un bellissimo libro. Va bene, dici che libro, dacci il titolo. Parla delle nostre dipendenze sessuali. Del titolo preciso. È un presso poco così. No, dacci il titolo preciso. Perché ti vergognerai di parlare di questo libro? No, perché mi devo vergognare? No, dacci il titolo, l'autore è il titolo. È in libreria, sai, non è. Vabbè, dacci il titolo del libro. Guarda, te lo leggo subito, mi devo mettere gli occhiali perché mi sono tolti. Perché sai, è un libro interessante che parla delle nostre dipendenze sessuali. No, è un bel libro che è anche per un po' rilassante, allegro. Però il titolo di questo libro qual è? Aspetta che lo vado a prendere. Ecco, almeno abbiamo un consiglio appunto di un ascoltatore che stava ascoltando, leggendo un libro sulle nostre dipendenze sessuali e ci ha parlato dell'amore e ha avuto un'occasione appunto di... Il libro è La dipendenza amorosa di François Cabier, Pudat. E la casa editrice? Castelvecchi, 2006. E si può, su cosa si basa la teoria? Dove sei arrivato a leggere questo libro? Ero appena cominciato, comunque si basa sulle nostre, parla delle nostre dipendenze sessuali e lo trovo anche interessante comunque. Una frase che ti ha colpito? È la stessa cosa di quello che aveva cominciato tu, noi abbiamo delle dipendenze cattoliche, dipendenze politiche, qualcuno ha le dipendenze sessuali. Sì, esatto, anche la religione. Vorrei parlarti di un fatto, ma non credo di riuscire a parlare con te perché. Perché no? Scusa. Perché se prima ti stavo portando in una cosa che volevo esprimere un concetto ben preciso e forse l'hai capito, forse non volevi fare il professore, ma io non sono qua a fare il professore, abbiamo già rotto le scatole a un sacco di ascoltatori. Va bene, perfetto, ti saluto, grazie per l'intervento, ciao. Almeno l'autore e l'intervento è servito per darci l'indicazione di un libro ed è importante parlare del dipendente sessuale. Sì, pronto? Sì, Don Paolo. Ciao. Volevo solo esprimere un mio parere e non so da quanti sia possa essere condiviso. Per me la metafisica è teatralità, la realtà invece no, non è teatralità. E dopo naturalmente uno prende quello che vuole, guardiamo gli animali circostanti intorno, non si fa nessun problema, lui segue l'istinto. E noi altri da bravi evoluti non lo seguiamo più l'istinto perché è roba. Già Nietzsche diceva che bisogna recuperare i nostri istinti. Già Nietzsche lo diceva che bisogna recuperare il nostro istinto. Io sto leggendo un libro di Pier Giorgio Di Freddi, Le menzogne di Ulisse. Non so se l'hai mai sentito. Sì, beh, lei il libro non l'ho letto, conosco l'autore, conosco il libro. Comunque è forte. Guarda, provate a leggere sto libro e naturalmente parla sempre della civiltà greca e delle ruberie da parte degli altri che sappiamo, del popolo prediletto che ha sempre rubato tutto e non ha mai dato un cazzo a nessuno, scusa il termine, però questi che insegnano a tutti non hanno mai dato niente a nessuno. Anzi, hanno fatto danno agli altri.
e sono sicuri però, ma quello sì, che è bello, che hanno una sicurezza tremenda, e lì dentro nel libro di Pier Giorgio Di Freddi, dove ci sono citazioni a non finire greche, ti dico veramente, senza raccontare tutto quello che parla di, da Aristotele a Parmenide a Platone a Socrate eccetera, non so quanti insomma, e tu vedi veramente la civiltà con la C maiuscola, mentre dopo vedi la porcheria, e io proprio la chiamo porcheria, la porcheria metafisica, perché io l'interiorità, l'intimo di ogni persona non l'ho mai negato, anzi ho il massimo rispetto, e se io non conosco neanche me, io chi sono? Io non so chi sono, gli altri sanno tutto e di loro stessi, io non so niente, e vado a insegnare agli altri cosa devono fare. No, dobbiamo cercare di capire noi stessi. Conosci te stesso è fondamentale. Cosa dici tu? Ma nel senso greco del termine, conosci te stesso. Conosci te stesso, esatto. E non conosci gli altri, perché già il conoscere se stesso, automaticamente comprendi che non potrai mai insegnare né conoscere a fondo gli altri, perché l'oggettività è una cosa, la relatività è un'altra. Io mi sento relativo, non assoluto. Lo lascio dov'è? Non c'è niente che sia assoluto. Gianpaolo, non c'è niente che sia assoluto. Cosa dici? Tutti siamo legati a qualcosa. Non mi permetto neanche di aggettivare l'indefinito spazio che per me è di una meraviglia unica, perché è indistruttibile prima di tutto, perché tu puoi mettere quanti corpi vuoi, puoi distruggerli, puoi farti quello che vuoi, prova lo spazio, distruggere lo spazio, ma certi dicono che il nulla e lo spazio è una cagata, va bene, io me la accetto questa e me la mangio, perché al di là del tuo muro assoluto cosa c'è per piacere? Vabbè, l'assoluto non c'è. Cosa dici? Se la cosa che è assoluta è che la mancanza di assoluto. Ecco, e la mia malattia purtroppo è di guardarmi intorno e rimanere solo meravigliato. Sì, beh, esiste l'infinito, esiste la molteplicità, esiste la varietà, ma non esiste tutto. Tutto è il contrario di tutto, d'ogni verità anche il contrario è vero. Quindi l'elasticità. E sai cos'è il mio dentro, quello che vorrei veramente assaporare? Il caos. Beh, d'altronde il caos è la base di tutto, noi emergiamo dal caos. Francesco, sì. La precisione ha un limite, il caos no. Sì, beh, d'altronde la precisione è una limitazione del caos. Dal caos tiri fuori quello che vuoi. Emerge tutto dal caos. Bravissimo. E tutto è nel caos. Bellissimo, sono all'unisono. Bene. Ciao. Ciao Gianpaolo, ciao. Se di fatti quello del caos è proprio il nostro punto di partenza. Sì, pronto? Pronto. Sì. Ciao. Ciao. Mia nonna, quando che mia nonna bestemmiava e mi diceva, per cosa bestemmi? Se te credi, per cosa bestemmi? E se non te ne credi, a chi bastiamo? Dico, questo è la trama senza parole. Ciao. Ciao, grazie per l'intervento. Sì. Beh, il tema è molto ampio, però esistono delle cose, cioè se una persona ti propone un concetto, una mostruosità, una teoria assurda, questa teoria non esiste, beh, il Dio dei monoteisti non esiste, perciò certe volte le persone più semplici provano un atto di ribellione verso questo concetto e usano delle espressioni che altri reputano volgarità o bestemmia. Sei pronto? Pronto? Sì. Scusa, sono sempre io, Guido. Sì. Dunque, volevo dirti che ho preso in mano il Catechismo della Chiesa Cattolica, Edizioni San Paolo, Libreria Editrice Vaticana, e mi dice nei comandamenti: primo, amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Amerai il prossimo tuo, lo ha detto il Cristo successivamente. Ma è naturale che una religione che voglia proporre un Dio fondamento della morale, la prima cosa che fa è quello di elogiarlo al massimo. Quindi è dato per scontato che i comandamenti
il primo debba riguardare Dio. Poi volevo dirti, sì, amerai con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente. Intanto per amare qualcuno io devo sapere chi amo, devo avere una persona di fronte a me, devo avere una cosa, un se vale la pena di amarlo. Ma io non sono mai riuscito, nonostante i tentativi che ho fatto, di contattarlo. Poi, leggendo un libro ispirato da lui, e vedo che c'è un Dio che sbaglia tutto come creatore, perché ti fa l'uomo dotato di libero arbitrio, e appena questo poveraccio lo esercita malamente, ma era il suo diritto esercitarlo, lo punisce addirittura con tutti i mali del mondo, e addirittura con la morte. Poi, non basta, una volta che dà un'altra controllatina al suo creato e vede che gli uomini sono cattivi e ti manda il diluvio universale, un Dio assassino che nega tutti, donne e bambini, in mezzo ci sarà stato qualche innocente o solo Noè e la sua banda e la sua famiglia. Ecco, come posso io amare un Dio così? A me fa ribrezzo, fa schifo, non posso amare. Quindi un comandamento che mi imponga di amare non lo posso accettare, al minimo non far del male. Sì, questo qua volevo dire. Perfetto. E ribadire che insomma una religione che preme soprattutto il suo Dio trascurando l'uomo è una religione che deve essere buttata nella fogna, ecco, tutto là. Bene, perfetto, grazie, ciao. Effettivamente ha ragione, appunto, perché il monoteismo è essenzialmente una cosa assurda, una cosa impossibile ed è una cosa folle, e di conseguenza di fronte all'assurdità che va contro la vita, che va contro proprio la vita di tutto questo pianeta, va contro la nostra realtà, bisogna sempre intervenire. D'altronde il monoteismo si basa sempre sulla manipolazione di quello che, dell'informazione, della notizia, si inventa sempre un qualcosa. Questo Dio, che è il Dio dei monoteisti, che è un Dio violento, è il Dio dei monoteisti degli ebrei, dei cristiani, dei musulmani, dei protestanti, dei cattolici, è sempre quello che dà gli ordini, proprio perché vuole sottomettere, in realtà vuole rendere le persone incapaci di reagire, perché di fronte alle ingiustizie noi dobbiamo imparare a reagire, perché il monoteismo ce lo vengono a proporre come buono, ce lo vengono a proporre come positivo, ma quando noi diciamo che le persone vanno rispettate, che vanno considerate per quello che sono, significherebbe prendersene cura. Ma vogliamo dare un piccolo esempio partendo da una cosa che c'è attorno. Prendo un piccolo fatto che vi fa ripetere su come sia il comportamento dei monoteisti. Questo è un libro che si chiama Orche, Anguane, Fade in Grotta e Caverne, dalla tradizione cimbra ai miti delle Venezie, che è gli atti di un convegno. All'interno di questo testo c'è una relazione che è intitolata lo striosso e la stria rosina, e parte da un fatto molto semplice, da questo relatore che nel 1964 acquista una casa in provincia di Vicenza, Zovenceto, e si va a abitare. Lì vicino c'è la storia di questa stria rosina. Ma allora, questa è una donna del popolo, semplice, senza grandi conoscenze, ma che si occupa di erboristeria. E lui dice, essa abita in due stanzette del vecchio castello di Zovenceto, ora restaurato ed abitato. E qui che fratel Perin è un sacerdote, si recò in visita con la propria scolaresca, la Rosina Stria, allora quasi settantenne, perché aveva saputo che possedeva uno striosso. Lo striosso è la manifestazione concreta, la materializzazione del malocchio, ossia un'esperienza negativa di origine inspiegabile accaduta da una persona dichiaratamente stregata. Logicamente, voi sapete che nel folklore, nei racconti popolari esistono queste cose, però se una povera vecchietta ha in casa questo, va bene, è una sua soddisfazione, è un suo vezzo. Poi quando è gente povera non fa certo male. Lo utilizza come emblema, come una dimostrazione della sua capacità, come di possedere qualcosa. Prosegue l'autore, dice: allora, fratel Perin, questo sacerdote, riuscì ad ottenere dalla stria rosina lo striosso, non prima di aver fatto solenne promessa di trattarlo col pieno rispetto per non essere colpito da terribili malefici. Allora questo prete va da questa vecchietta, da questa semplice vecchietta, perché la relazione andrebbe letta a tutti, perché sarebbe interessante parlare di questa strega rosina, di questa stria rosina che vive a Zovenceto.
gli dice: ma tu hai lo striosso, me lo dai? E questa povera vecchietta glielo dà. Il Perin invece, religioso dell'opera Don Calabria, per fugare ogni dubbio nei suoi allievi, disfece completamente lo striosso, che si presentava come un ammasso di piume di gallina apparentemente prive di qualsiasi legame che le teneva assieme. E ora, come vedete, di fronte a questo comportamento, questo fratello Perin, bravo sacerdote religioso, va a visitare una vecchietta. Questa vecchietta ha come unico emblema, come unica ricchezza, come unica possibilità di conservare questo striosso. Certo male non fa, sono delle piume di gallina tenute assieme. E lei lo consegna a questo sacerdote, si fa promettere che lo conserverà bene, che gli verrà restituito. E cosa fa questo sacerdote? Glielo distrugge, solo per dimostrare la sua potenza, la sua abilità, la sua capacità rispetto ai suoi allievi. E una cosa dovremmo pensare, che i suoi allievi, una volta diventati adulti, divenuti persone capaci di potere, come potranno pensare di essere in rapporto con dei poveri, con delle persone semplici, con delle persone ingenue? Avranno lo stesso comportamento. E come vedete, questo è un comportamento non successo nel Medioevo, perché questo è un testo del 1964 e dimostra come già nelle nostre ancora campagne, nelle nostre zone, i sacerdoti avessero un certo interesse, un certo comportamento, non un certo educato verso le persone. Soprattutto questo comportamento, il problema è che non si limitava nel loro privato, ma diventava anche modello di comportamento per gli altri. E allora, se nella nostra società noi ci lamentiamo, se nella nostra società non siamo contenti, dobbiamo capire che questa incontentezza, questa insoddisfazione deriva dal fatto che molte persone sono andate all'interno di strutture religiose, che hanno avuto tanti fratelli Perin, che si sono comportati così, che vanno da una povera vecchietta, che gli si fanno dare una cosa, gli promettono di restituirla, di conservarla, di trattarla bene, e poi la distruggono per mostrare la loro potenza. Allora dovremo anche capire proprio che se vogliamo cambiare la società non possiamo certo amare queste persone, dobbiamo imparare a essere indipendenti, a essere liberi, a rivendicare il nostro diritto a essere completamente autonomi da ogni sottomissione religiosa, ogni sottomissione religiosa che, lo ripetiamo, è la sottomissione di tutti quanti i monoteismi. Bene, sono rimasti solo 5 minuti, purtroppo non do più via le telefonate perché non avrei più tempo neanche per farli intervenire tutti. E sfrutto gli ultimi 5 minuti della trasmissione proprio per parlarvi di alcune cose, per ricordarvi gli appuntamenti che ci sono nel mese di febbraio. Allora parto dal primo appuntamento, giovedì 8 febbraio ore 21 al pub Imbolc in via Aureliana, Montecorvo Terme, c'è il mutto dei pagani di Vica del Veneto, appunto il primo incontro dei pagani, incontro mensile ogni secondo giovedì del mese. Fate un locale pubblico a cui tutti quanti possono partecipare. Poi viene un incontro molto importante, molto bello, molto ampio, che è una specie di convegno che si terrà appunto all'auditorium di Villa Tora presso le scuole medie in via Don Milani e Villa Tora di Saunara. Sabato 10 febbraio alle ore 21 sarà presentato il libro La magia dei Celti di Laura Rangoni. Laura Rangoni non ha certo bisogno di presentazioni, di ulteriori commenti, anche perché è intervenuta nella nostra trasmissione per presentare il libro Il Paganesimo. E oltre appunto a questo libro verrà presentato anche il libro di Pier Favero sulla Dea Reitia. Verrà presentato una relazione di Silvano Lorenzoni sugli dei nell'epoca, sui venti nell'epoca preromana, e ci sarà un altro relatore che parlerà dei Celti. Perciò io invito tutti quanti gli ascoltatori che hanno voglia di sentire cose interessanti, che hanno attinenza con la cultura, che aprono altre prospettive culturali, che aprono altre possibilità, a essere presenti appunto allora sabato 10 febbraio ore 21 Villa Tora di Saunara all'auditorium nelle scuole medie in via Don Milani. Questo appunto è la possibilità poi di conoscere di persona relatori, studiosi che si occupano sia dei venti sia dei Celti, e sia di incontrare persone che vi possono approfondire le tematiche, anche perché c'è un dibattito che seguirà dopo. In questo dibattito si può avere la possibilità anche di lanciare idee e domande curiose. Sabato 24 febbraio a Jesolo, al Bosco Sacro, ci sarà appunto il rituale di riaccensione del fuoco di Vesta. Sapete che il 24 febbraio di molti secoli fa a Roma c'era un fuoco sacro della città che era il fuoco di Vesta,
fu spento appunto dai cristiani. Questo accadde 1000 anni dopo anche in Lituania, in cui fu spento il sacro fuoco di Rumova. Bene, dopo migliaia di anni, dopo centinaia di secoli rispetto al discorso dei Rumova, abbiamo deciso di riaccendere il fuoco sacro della religione romana, della religione Rumova. Perciò chi vuole, sabato 24 febbraio, Jesolo, Bosco Sacro della Federazione Pagana. Sabato 17 febbraio a Verona ci sarà appunto un incontro dei pagani e dei Wiccan, è un incontro informale in cui si viaggia nella città discutendo di varie cose, e poi c'è più avanti un altro impegno, appunto un altro incontro, un altro rito molto bello, molto importante, anche perché rientra all'interno del calendario sacro che la Federazione Pagana si è dato, che è sabato 24 marzo, c'è l'equinozio di primavera. Sapete che nell'equinozio, dal punto di vista astronomico, la lunghezza del giorno comincia a uguagliarsi, e da quel momento fino al solstizio d'estate, il 21 di giugno, le giornate saranno sempre più lunghe, saranno sempre più luminose. E di conseguenza il 24 di marzo, con l'equinozio di primavera, diamo il via al ritorno della luce, al risveglio della natura, che può essere anche il nostro risveglio, perché anche noi dobbiamo sempre essere attenti e risvegliarci all'interno della realtà in cui viviamo, ed essere sempre attenti. Abbiamo avuto un punto periodo di oscurità, e questo periodo di oscurità appunto viene superato, viene portato avanti da questa possibilità di questo ritorno della luce. Bene, allora io ho terminato, vi do appuntamento questa sera dalle ore 19 alle ore 20, scusate che facciamo anche i portieri, ecco, perché non vedo Alvise, perciò non vedo Alvise arrivare. Comunque io vi saluto, vi do appuntamento questa sera dalle 19 alle 20 con l'amico Ettore, l'organizzatore appunto degli incontri di Saonara. Ciao a tutti, parto subito ora con pubblicità, non vi metto neanche la sigla, ci sentiamo dalle 19 alle 20. Ciao.